Una buona serata amici di Telegenova, di tutto lo sport minuto per minuto, nuova puntata insieme, primo blocco di questa sera dedicato al mondo del calcio femminile. Parleremo con una pluriscudettata campionessa d'Italia, vado subito a presentarvela, è al mio fianco, benvenuta, buonasera, Maura Fabbri. Grazie, buonasera. Maura Fabbri, genovese, certo. Sei stata un po' una fra le pioniere del calcio femminile, perché verso la fine degli anni 60 ha esploso questa nuova disciplina anche in Italia e tu subito sei stata protagonista, già partiamo con la tua foto dell'epoca, vincendo il primo scudetto, tra l'altro nella nostra città. Sì, diciamo che è stata una passione da bimba che mi ha preso, giocavo con i ragazzini, giocavo in piazza, giocavamo, ma eravamo tutti ragazzini e ragazzine. È stato un caso che mi chiedessero di fare un provino nella nascita, in questo momento di nascita del calcio femminile genovese. Il provino è andato bene, sono entrata in squadra, è stata una cosa particolarmente interessante e da lì non ho mai smesso di giocare, sino a che non sono chiaramente invecchiata con i capelli bianchi. Ecco, questa è un'immagine di una formazione dell'epoca, del Genova. Sì, a Marassi. Forse è proprio la squadra che vinse il primo scudetto. Il primo scudetto di calcio femminile, sì. Ecco, all'epoca com'era il calcio femminile? Era comunque molto seguito. Anche era nei seguitissimo, primi anni. Sì, sì. Noi avevamo un pubblico notevole, giocavamo a Ponte Decimo e diciamo che tutte le partite in casa il nostro pubblico era dai 3 ai 3.500, alle 3.500 persone e devo dire con passione, tifo, ci seguivano i giornali. Le televisioni purtroppo no, ma i giornali sempre, sia locali che non. Stiamo vedendo tra l'altro delle bellissime immagini che ci hai portato, tuoi libri diciamo di ricordi con immagini di azioni, di pubblico, di quant'altro, di partite dell'epoca, ecco qui no, addirittura una foto della nazionale. Sì, possiamo vedere, no, era una premiazione che abbiamo avuto al Palazzetto dello Sport, dopo aver vinto lo scudetto, e qui ci sono un po' tutte le ragazze di quel periodo, dalla capitale alla Albertina Rosasco che è stata l'autrice e l'artefice del gol, la Maria Grazia Gervin con cui ho avuto modo di giocare anche partite in nazionale. Devo dire che eravamo un gruppo molto affiatato e concorde su quello che facevamo perché era una passione vera. Ecco, ma per quale motivo secondo te all'epoca era esploso così nel migliore dei modi il calcio femminile in maniera spontanea? Nacque, c'era interesse, c'era curiosità, per voi ci furono anche subito successi, eppure tutto questo senza sponsor, almeno credo, non ci fossero tanti soldi intorno. No, all'inizio non c'erano sponsor, noi praticamente ci pagavamo le trasferte con le partite in casa, con il pubblico che pagava un biglietto. Non c'era, il motivo era uno, ci univa la passione per il calcio, la voglia di dimostrare che anche noi donne potevamo, noi femmine potevamo giocare a calcio ed è stato quello che ha mosso sempre un po' in quel momento il calcio femminile. Non c'erano velleità particolari, solo quello di dimostrare che noi potevamo giocare a calcio. Ecco, tra l'altro hai vissuto anche delle bellissime esperienze, mi raccontavi anche all'estero con quasi delle tournée, addirittura in paesi che forse adesso sarebbe improponibile. Sì, no, diciamo le soddisfazioni ci sono state perché abbiamo giocato in Francia, abbiamo vinto il campionato europeo a Torino, abbiamo giocato in Danimarca, abbiamo nel 72 siamo state invitate dallo Shah di Persia a giocare a Teheran e con la nazionale iraniana, ospiti dell'ambasciata italiana, ed è stata un'esperienza eccezionale per Confaradiba che è venuta a vedere la partita e un pubblico comunque interessato. E oggi cosa improponibile. Erano in 3.000 a vedere le belle ragazze del calcio, cioè un numero spropositato, assolutamente inimmaginabile oggi, dove purtroppo a vedere il calcio femminile da noi, se ci sono 50 persone, già è un buon risultato. No, a livello diciamo locale. Che noi quando giocavamo in casa il pubblico era quello, ma non posso dire
che era poco, ma gli stadi, quando abbiamo giocato con la nazionale ed eravamo negli stadi, il numero era molto superiore, arrivavamo ad avere dai 20 ai 25 mila spettatori a partita. Ecco, tu hai giocato la finalissima del primo campionato italiano vinto all'Arena Garibaldi di Pisa, però hai anche calcato i campi di San Siro e Torino, altri dei maggiori. Sì, delle maggiori città italiane. Hai vinto il campionato qua con Genova, poi sei andata a giocare fuori Liguria e hai vinto anche da altre parti. Sono passata a Piacenza, dove ho vinto un altro scudetto. Anche lì, comunque, era il piacere di conoscere altre persone, di fare altre esperienze, di pensare che io lavoravo e giocavo, per cui mi mantenevo da sola. E il calcio non mi ha dato denaro, perché non eravamo assolutamente pagati. Eravate dilettanti allo stato puro. Dilettanti. E dopo l'esperienza, quella, la curiosità comunque di avere delle altre, di conoscere altre persone, di avere altre esperienze. Ecco, a proposito di conoscere, questo è un raduno che avete fatto dopo tanti anni con le tue vecchie compagne dell'epoca. Sì, eravamo a Genova, il primo raduno che siamo riusciti a fare, eravamo in 45. Sono stati 3 giorni splendidi di incontri dove non ci vedevamo da 50 anni, 48, 49 anni, ed è stato come se fosse il primo giorno, come se non ci fossimo mai lasciati. Certo. Abbiamo poi continuato questo raduno a Roma, dove eravamo in 75, per cui il numero è aumentato. E ecco, qui c'è una bella questa foto, perché c'è la Tessadori che è la capitana, c'è la Rosasco che ha fatto il gol dello scudetto, c'è la Grazia Gervin che è sempre stata una attaccante splendida, e c'è la Gaggero che era un difensore il meglio dell'epoca. E comunque, no, poi dicevo, la cosa più importante è quella di continuare a conoscere persone e comunque continuare a lavorare, per cui era una fatica, ma era un piacere nello stesso tempo. Oltretutto, ho letto che all'inizio eravate tu in particolare, eri stata allenata, la squadra è stata allenata anche da Amadei, che era un celebre calciatore della Roma, il Fornaretto. Sì, Amadei ci ha allenato per diversi anni in nazionale, e devo dire che con serietà e con piacere, perché è una persona che si faceva capire, intendere, e sapeva quello che voleva farci fare, per cui noi lo seguivamo con molta attenzione. Ecco, esperienza in nazionale, su Wikipedia io ho letto 23 presenze, 5 gol per te, tu invece mi hai detto forse ne ho fatto qualcuno in più. Forse qualcuno in più, ma non sono così attaccata ai numeri, nel senso, la cosa più importante è aver giocato, aver vinto, essermi divertita, aver girato, e anche perché poi ho dovuto smettere perché gli impegni di lavoro erano tali e tanti che non potevo più continuare. Certo. Ecco, calcio femminile di oggi, situazione odierna, ahimè, in Italia rispetto ad altri paesi è vero che stiamo crescendo probabilmente negli ultimi tempi, però siamo ancora parecchio indietro. Per quale motivo secondo te? Mancanza di organizzazione, mancanza di volontà da parte della federazione. Io mi dispiace dirlo, ma è quello che penso. Purtroppo anche i dirigenti latitano, per cui non c'è, ci sono delle zone, delle regioni dove il calcio femminile funziona e sta funzionando. Fortunatamente si sta muovendo qualcosa, e io mi auguro e spero che questo qualche cosa sia poi fattivo da parte della federazione, da parte delle varie regioni. Ecco. Tu hai accolto con favore la novità dell'obbligo per le squadre professionistiche di avere una squadra di calcio femminile, o pensi che possa essere al tempo stesso una sorta di penalizzazione per le società che hanno lavorato nel corso degli anni partendo da zero? Non so ancora dire esattamente quello che penso su questo argomento, anche perché se da una parte è interessante perché le squadre di calcio maschile possono finanziare in maniera corretta le squadre di calcio femminile, d'altro canto si sta creando una lobby che non so quanto sia a favore delle altre società e delle altre squadre. Tra l'altro, da noi in Liguria, invece, al contrario di quello che è successo in altre regioni, sia Genoa che Sampdoria, anche Entella, hanno preferito partire dalle bambine, cioè crescendole di anno in anno, anziché trovare la soluzione che per esempio ha trovato la Juventus, di comprare direttamente la prima credo squadra. Che sia la soluzione più corretta, anche perché se noi pensiamo che negli Stati Uniti dalla prima elementare, diciamo, in poi c'è il calcio femminile, cosa che da noi è impensabile ancora, trovo che sia giusto che si inizi proprio dalle ragazzine.
Assolutamente. A proposito di ragazzine, di squadre femminili locali, tu comunque hai ripreso, diciamo, la tua passione, tra virgolette, perché segui da vicino una formazione iscritta al campionato WISP. Sì, sono ragazze che alcune non hanno mai giocato, però lo fanno con piacere, con passione, sono determinate, fanno gli allenamenti regolarmente. Si divertono, per cui si divertono loro, mi diverto anch'io ed è una cosa che lo faccio veramente con piacere. Diciamo si chiama Bavari Hills, magari le ragazze si arrabbiano se non le menziono. No, menzioniamole anche perché stasera poi avremo la cena di Natale tutti assieme. Ecco, il livello del calcio femminile attuale rispetto a quello di un tempo, secondo te, se è possibile fare un paragone, com'è la situazione? Ma io ho visto alcune squadre che sanno giocare e giocano bene. Noi era più un calcio istintivo, adesso è più un calcio studiato, un calcio più organizzato. Ecco, questa è la differenza. Mi auguro che veramente continuino a farlo con tanta passione. Naturalmente ce lo auguriamo anche noi, ringraziamo Maura Fabbri per esserci venuta a trovare nella nostra trasmissione, torneremo a parlare in futuro di calcio femminile, voi non andate via perché dopo... Prego. Voglio dire che l'anno prossimo è il 50° anno del primo scudetto di calcio femminile, per cui noi tutte vorremmo fare qualche cosa sperando che la federazione ci venga incontro. 1968-2018. Grazie a Maura Fabbri, dopo la pubblicità torneremo in studio con un altro blocco di Tutto lo Sport, minuto per minuto. A presto.